Ciao ragazzi, sono Luca Albeck, benvenuti ad un mio nuovo video. Oggi abbiamo qui un portatile dell'Olivetti, più precisamente il P75, ottenuto con un contratto della Telecom. Saltiamo questa parte e parliamo subito del menu di questo portatile. Il P75 è il miglior portatile dell'Olivetti, confrontando appunto prestazioni, memoria, scheda grafica. E si posiziona in una fascia medio-alta per quanto riguarda i portatili complessivi. Ma passiamo subito all'unboxing. Parliamo delle prestazioni. Questo computer presenta un processore della Intel i7 che permette di avere buone prestazioni per quanto riguarda anche la velocità, in quanto a 2,1 GHz di clock. Vabbè, carica batteria intanto. Batteria. Poi ha 4 GB di RAM, che è già buono su un portatile. Presenta già un pacchetto Office e Windows 8. Purtroppo Windows 8, vabbè. Cavi e la garanzia e le istruzioni per attaccare la batteria, come al solito il metto. Questo, basta. E questo è il portatile. Inoltre presenta una scheda grafica abbastanza performante, la Nvidia GT635M, quindi comunque già dai numeri 635 si vede già che non è ottima, in quanto è della penultima generazione, visto che siamo arrivati alla settima generazione di schede, e si posiziona per un utilizzo medio-basso, ma con il suo mezzo giga di RAM e con gli acceleratori grafici permette di avere delle buone esperienze di gioco. Ora non riesco ad aprire sto cazzo di sacchetto. Ecco qua, è già più che leggero. Eccolo qua. Comunque è carino alla vista e ci salutiamo fra qualche minuto, che almeno vediamo accenderlo per preparare l'installazione di Windows. Beh, eccoci qua. Il design devo dire che è accattivante, è già predisposto, non so, per l'HDMI, contiene un masterizzatore, quindi vabbè, è già buono. Ecco che lo vediamo accendere. E cosa dire anche? L'hard disk è un hard disk da mezzo tera, quindi abbiamo già abbastanza spazio rispetto alla media, e però devo dire che, cioè, al tatto mi piace. È carino come design, speriamo anche come prestazioni. E adesso attendiamo. Eccoci qua. Cosa vi devo dire anche? Il caricabatterie è una cinesata, quindi state attenti, non piegatelo. Cioè, ho letto una marca strana, tipo Ciconi, e quindi non è che mi fido troppo. Telecamera frontale da 2 megapixel, già buono, finalmente abbiamo superato la generazione delle fotocamere da 1.3 megapixel poste davanti, e che non si può muovere, non può ruotare o... Ecco, abbiamo finito l'installazione e siamo qui. È partita la ventola. Cosa dire? C'è dentro le solite cagate, che inutili, cioè Bing tipo lo tolgo ogni volta, me lo installa Softonic per sbaglio,
e io lo tolgo ogni volta e loro di Windows 8 lo mettono. Però vabbè, a McAfee e si sistemerà. Spero di fare un video. Dov'è? Risorse del computer. Minchia, cosa sono negato. Mai visto sta merda. Spero di fare un video dove farò un confronto tra un computer di là più performante, una torretta, un fisso, e questo computer con Prototype 2. Quindi spero che poi questo video vi sia piaciuto, vi abbia divertito e vi abbia distratto un pochino. Ci vediamo la prossima volta con qualche video invece su Arduino e bella ragazzi, alla prossima!